Allora, di fumo sentiamo parlare moltissimo, di prevenzione del fumo ancora di più, fortunatamente continua anche la sensibilizzazione per gli adulti, ma la sensibilizzazione nei giovanissimi a volte latita. Ed è per questo che oggi parliamo di questa bella iniziativa dell'associazione Valce Onlus con la sua presidente. Benvenuta Silvia Novello. Grazie, buongiorno a tutti. Bentornata, anzi Silvia, in questa volta in veste di Diversa. presidente, sì. Siamo qui insieme anche al Kit, che è il protagonista proprio di questa campagna. In che cosa consiste? Allora, il kit contiene, vabbè, innanzitutto un libro con quattro racconti. Sono quattro ragazzi proprio dell'età, che noi andremo a coprire con questa campagna. Immaginano di realizzare una ricerca e scrivono loro stessi questi quattro racconi, dando degli spunti, in realtà sono degli spunti del corretto stile di vita, dell'alimentazione, di una buona attività sportiva. Uno dei racconti, parla di una mamma che sta aspettando un bambino e quindi una delle protagoniste, racconta proprio l'esperienza di una mamma fumatrice che sta aspettando questo bimbo. Un altro racconto diventa un rap perché uno di questi ragazzini scrive una musica rap anziché fare una ricerca vera e propria. Lisa, che è una delle protagoniste, è una patita di sport e quindi racconta la sua esperienza da questo punto di vista. Dei Quindi è raccontato con gli occhi dei bambini bambini. che saranno poi invece i fruitori di questa Esattamente, campagna, quarta e esattamente. quinta elementare. Sì. Perché avete scelto proprio questa fascia d'età? È una scelta difficile, nel senso che viene vista come una fascia di età di bambini troppo piccoli. In realtà è basata purtroppo su una fotografia, del fatto che quando noi andiamo a vedere ragazzi dell'età di 15 anni, quindi ragazzi che vanno alle scuole medie, c'è una percentuale di fumatori già preoccupante. Cioè, se io penso che in Italia il 31% degli adulti maschi fuma e vado a vedere, faccio una fotografia all'età di 15 anni, le ragazzine che fumano, ad esempio, sono intorno al 25%, i ragazzini che fumano sono intorno al 22%. Si discostano pochissimo dalle cifre Esattamente. degli Questo adulti. significa che molti iniziano a fumare proprio a quell'età, cioè il fatto che la percentuale non sia così diversa è proprio per questo motivo. Allora, l'obiettivo è quello di andare a interessare una fascia di età invece in cui, perlomeno in teoria, i bambini non avrebbero ancora avuto accesso alla sigaretta, ma hanno peraltro già tutte le informazioni e la preparazione per cogliere determinati tipi di messaggi, che ripeto, non sono messaggi assolutamente negativi, ma sono messaggi che rientrano in tante altre campagne che vengono fatte nelle scuole elementari. Vedi per esempio le campagne sull'alimentazione, quindi la Sì. necessità di introito di frutta e di verdura, altri tipi di campagne che fondamentalmente mirano a dare degli insegnamenti su quella che dovrebbe essere il corretto stile di vita, o meglio l'adeguato stile di vita per un bambino di quell'età. E il tutto viene fatto, giustamente, a mio parere, con l'aiuto delle insegnanti, tant'è che Certo. il kit contiene la guida per le insegnanti, perché questo è un messaggio troppo importante e comunque di per sé un messaggio difficile da dare, che deve per forza essere dato da persone che conoscono molto bene i bambini, quindi gli insegnanti e i genitori. Quindi questo kit che voi avete preparato sarà diffuso poi nelle scuole e saranno le insegnanti stesse a portare avanti i laboratori e i giochi. Assolutamente sì, cioè l'associazione si farà carico di organizzare delle riunioni con le insegnanti, con gli insegnanti, noi speriamo anche con i genitori, per spiegare cosa contiene il kit, come utilizzarlo e come sviluppare il lavoro nel corso dell'anno scolastico. E come si sviluppa il lavoro? Ma il momento della lettura per i bambini è un momento importantissimo, quindi partirà proprio dalla lettura dei quattro racconti, tenendo presente che ogni racconto contiene dei messaggi ben particolari, dei suggerimenti, dei lavori che si possono fare con i bambini che avranno a loro volta un quadernetto da poter portare a casa, cioè da utilizzare a scuola perché contiene dei piccoli esercizi, delle domande molto semplici sulla loro vita
in quel momento e come se deve essere modificata o come se loro vorrebbero modificarla. E poi il libricino rimane ai bambini. Rimane a loro. E qui arriva la parte più difficile, cioè anche il ruolo dei genitori, perché se forse può essere semplice sentirsi raccontare dall'insegnante anche l'importanza di non fumare, poi quando si arriva a casa magari ci si deve confrontare con dei genitori fumatori o sì, dei nonni fumatori. Questa è la parte difficile, secondo me è difficile anche da trasmettere ai genitori un messaggio di questo tipo, per questo io spero che agli incontri ci sarà la possibilità di relazionarsi proprio anche con i genitori oltre che con le insegnanti. Una parte del kit è proprio dedicata a questo, perché noi abbiamo visto, Val ci ha fatto una campagna pilota nel 2009 e nel 2010, mm-hmm, sempre supportata dall'Istituto Superiore di Sanità, perché questo kit è approvato e patrocinato dall'Istituto Superiore di Sanità, e abbiamo visto che alla fine degli incontri moltissimi bambini chiedevano dei consigli, dei suggerimenti da portare a casa. Quindi cosa posso fare per aiutare i miei genitori a smettere di fumare? Quali accorgimenti voi avete da suggerire per ridurre la quota di sigarette? Cioè era proprio una richiesta molto presente. Ma dando delle regole in realtà proprio basiche, perché non spetta sicuramente a noi entrare nella vita familiare, nell'educazione di un bambino, che è un processo difficilissimo e solo un genitore, l'insegnante, sa come gestirla. Però l'accorgimento può essere di suggerire ai genitori di non fumare in casa, ma di fumare sul balcone, di non fumare in macchina, la domenica magari il genitore è a casa, quindi organizzare delle gite in maniera tale da ridurre la voglia di fumo durante il periodo in cui si sta tutti insieme, degli accorgimenti che di per sé sembrano banali ma che per un bambino possono essere comunque di aiuto. Certo, e comunque se la richiesta arriva dal proprio figlio è più facile. Sì. È più facile dirgli di sì, può essere anche un effetto secondario del vostro kit, sì, ma quello di arrivare, sì, anche agli adulti. Non è l'obiettivo della campagna, ma noi ci speriamo. Certo. Comunque. E poi c'è l'aspetto propriamente ludico, invece. Sì. La scatola che contiene questo kit si trasforma in un gioco da tavola. Eccolo qua. Sì. Abbiamo un omino qui, che cosa succede? L'omino è mezzo fumato e mezzo non fumato, quindi ci sono tutti gli aspetti, diciamo, negativi legati al fumo, che il bambino peraltro impara a conoscere nel corso dell'anno scolastico grazie agli insegnamenti presenti all'interno del libro. Quindi questa non è un gioco dell'oca, ma è un gioco diverso e si può giocare soltanto alla fine del programma, quindi una volta letti i racconti, una volta acquisite determinate informazioni, quindi anche il gioco di per sé fa parte di un percorso ben preciso che viene seguito. Certo, è un'attività che va avanti per tutto l'anno scolastico, sì, si concentra in alcuni momenti particolari? Ma diciamo che questo è a discrezione degli insegnanti, ma il kit è organizzato in maniera tale da poter essere portato avanti per tutto l'anno scolastico, perché i quattro racconti racchiudono moltissime informazioni, quindi volendo si può proseguire per tutto l'anno e chiudere con la preparazione di materiale ai bambini. In passato, quando abbiamo realizzato la campagna precedente, hanno fatto tantissimo materiale, hanno realizzato tantissimo materiale grafico che poi hanno offerto all'associazione nel momento in cui noi siamo andati nelle scuole. Quindi ci sarà la possibilità di interagire di nuovo con noi, questo se loro vorranno, non soltanto su materiale cartaceo come hanno fatto nella campagna passata, ma anche andando sul sito. L'associazione Valce ha un sito che è dedicata alla patologia, è dedicata ai pazienti, ma ci sarà una parte del sito dedicata alla campagna e ai bambini, sulla quale loro potranno postare i loro racconti, disegni, commenti e fare anche delle domande ai medici membri di Valce, perché ecco, c'è molto interesse. Poi nel periodo della quarta e quinta il programma di scienze prevede anche l'apparato respiratorio, certo, quindi
per loro abbiamo capito durante gli incontri che avere un riscontro di quello che hanno appreso e parlare con personale medico è importante, per cui diamo la disponibilità anche a rispondere eventualmente a loro domande. Quali erano le domande che avete ricevuto nel progetto pilota che si è svolto appunto 2 anni fa? Quali sono le domande più comuni dei bambini? Molte appunto per quanto riguarda l'aiuto ai familiari, l'aiuto delle persone a casa, quello veramente tantissime. E poi informazioni sul contenuto della sigaretta, perché c'è una parte del kit dove si parla delle 1200 sostanze potenzialmente cancerogene contenute all'interno di una singola sigaretta, e quindi c'era molto interesse da parte dei bambini a conoscere nel dettaglio queste cose. E poi domande diciamo un po' più a carattere medico, e quindi andavano quasi a voler toccare con mano e a verificare le loro conoscenze. E quindi voi è anche un bell'impegno dover tradurre diciamo con un linguaggio accessibile ai bambini in quarta elementare. Sì, devo dire che a volte le informazioni sull'apparato respiratorio sono quasi superiori rispetto a quelle che ottengo dagli studenti di medicina, senza offesa agli studenti di medicina, ma i bambini sono delle spugne, quindi acquisiscono delle conoscenze in maniera molto rapida e poi le trasmettono altrettanto bene, quindi è decisamente piacevole per l'associazione, che normalmente si occupa di altri argomenti, se vogliamo anche con un carattere un po' più pesante da un punto di vista psicologico. Lavorare con dei bambini è tutt'altra storia. Certo, parleremo ancora anche dell'associazione, perché approfitterò della tua presenza. Ci fermiamo solo un attimo perché c'è la pubblicità, rimanete lì.